Siamo finalmente arrivati a Leon dopo una mattinata e un primo pomeriggio abbastanza travagliato. Siamo stati però accolti in grande stile da tre amici del Rotary di Leon che vi mostrerò insieme qui a Carmelo. Eccoli qua, salutate Presidente. Pure. Presidente, vi sente? Segretaria. La segretaria, non mi ricordo il nome. Gloria. I? Juan. I Juan. Juan, i Gloria. Adam italiano. No. 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 Inventa l'italiano. Gloria lo parla, Gloria lo parla. Noi parliamo in latino trasformato. Adesso perché questa città è stata fondata per la Legio Sexta Victrix. Perfetto. Sesta regione. La sexta legione, sì, per combattere a los hispanos. Bueno, adesso è una forza di invasione. Sì. Adesso ci porteranno a fare un giro del centro e quindi ci vediamo poi dopo per il vero incontro poi rotariano, dove faremo lo scambio dei gagliardetti e anche altre cose. Buongiorno a tutti. Qua sono le 6:40 e siamo pronti per partire per la prima tappa, vero Carmelo? Assolutamente. San Martín del Camino, stiamo arrivando, 25 km o poco più da affrontare. Buon cammino! Buon cammino! Buenos días a todos, estamos enfrente della Iglesia della Virgen del Camino. Siamo qua con Carmelo, abbiamo fatto una bella foto dei nostri zaini, adesso ripartiamo. Abbiamo già fatto quasi 10 km e ci aspettano i restanti 15 e secondo me anche qualcosina in più, vero Carmelo? Assolutamente. Assolutamente. Siamo carichissimi, ciao ragazzi! Buonasera a tutti, allora video prima della buonanotte. Oggi ci siamo sparati più di 28 km, è stata una bellissima esperienza, la prima tappa del cammino, abbiamo incontrato tantissime persone, tantissimi pellegrini. Il mondo veramente, perché abbiamo toccato praticamente tutti i continenti. Ancora stasera anche l'Africa, il Sud America, l'America del Nord, l'Oceania, l'Asia, tutti. Il cammino è il mondo, è una cosa spettacolare. Però qua con noi abbiamo Carlo Maria che Ciao. Abbiamo incontrato. Tra tutti gli italiani si ritrovano sempre. Si ritroviamo sempre, lui è di Verona. E con la famiglia gestisce un ristorante vicino a Verona ormai da più di 50 anni, una tradizione di famiglia, per cui invitiamo ad andarlo a trovare, vero? Venite a trovare, sì. Dove? Digli dove? Al ristorante Al Donzellino, in Lasi. Ecco, quindi se volete mangiare bene andate lì. Per il resto, buonanotte a tutti e buon cammino, ci sentiamo domani mattina. Voilà. C'è anche Carmelo, tra l'altro, scusate. Sì, così, un dettaglio. Così, giusto per. Ciao! Buongiorno a tutti, siamo appena partiti, 6:30 puntuali, direzione Astorga. Siamo in tre, abbiamo come da buonanotte ieri sera, Carlo Maria parte con noi. Ciao. Carmelo è in formissima. Uno spettacolo. Uno spettacolo. E niente, si va. Direzione Astorga, l'obiettivo è arrivare prima di mezzogiorno. A più tardi. Eccoci qua, mancano 6 km per arrivare ad Astorga. Abbiamo trovato questo bellissimo chioschettino lungo il cammino e quindi ci siamo un attimo fermati per bere un po', prendere un po' d'ombra. Ci siamo anche seduti, guardate, un po' di posti per sedersi. Riposiamo un attimo le gambe e poi ultimi 6 km. Vero Carmelo? Sì. Ora, ciao ragazzi. 6 km, siamo ad Astorga. Ciao. Eccoci qua, direttamente da Astorga, siamo arrivati nel primo pomeriggio, in realtà era luna, sotto un sole cuocente, ma la cosa bella è stata arrivare in questa piazza. Dietro di noi, Carmelo, che cosa c'è? C'è il Palazzo di Gaudì. Quindi un'opera del Gaudì qui ad Astorga, vicino anche, come potete vedere, alla cattedrale, per cui potete immaginare l'emozione di arrivare stanchi, stremati sotto il sole e trovarsi dinanzi a un'opera così stupenda di un genio come Gaudì, che naturalmente abbiamo visitato. Assolutamente, vi mandiamo anche poi le foto.
Ciao. Ciao. Bene, signori, siamo arrivati al Palazzo di Gaudí, un'opera realizzata su commissione da parte dell'architetto catalano. E ci troviamo ad Astorga ed è stato, come dire, incredibile, perché arrivare stremati fino a questo punto e trovare poi questa fantastica struttura realizzata da quel genio di Gaudí è un'emozione indescrivibile, davvero. Buonasera a tutti, siamo in una piazza di Astorga, alle nostre spalle c'è anche il comune di Astorga con una bellissima campana, vero Carmelo? Sì, si sente, si sente. Oggi è stata una giornata molto impegnativa, seconda tappa, ci ha visto partire da San Martín del Camino fino ad Astorga. Siamo partiti molto forti, vero Carmelo? Sì, siamo partiti alle 6.30 con una media importante di 6 km ori. Allora, e non c'era luce, la luce ce la siamo messa in testa qua per, come dire, per illuminare il nostro cammino. E poi a un certo punto eravamo un po' sulle gambe, ecco, abbiamo fatto qualche pausa, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, Carmelo? Guarda, è stato fantastico. Due generazioni diverse, distanti non così tanto, che si sostengono e fanno lo stesso percorso insieme, con le stesse energie, con la stessa voglia, lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di conoscere persone e la stessa voglia di parlare di Rotary, ma soprattutto di andare a importunare tante persone, vero? Più io, lui è il mio mentore. Buonanotte ragazzi, a domani. Ciao. Buongiorno a tutti, inizia il terzo giorno di tappa, il terzo giorno di cammino. Partiamo da Astorga e andiamo fino a Fosse Badon. Sei pronto? Buongiorno a tutti. E buon cammino. Eccoci. Allora, abbiamo ampiamente superato la metà del percorso. Entro 12 e mezza, l'una, in teoria dovremmo esserci. Scusate se vedete il sole, non ci vedete bene in video, ma tutto il percorso è col sole alle spalle, non abbiamo modo di farlo in maniera differente, vero Carmelo? Assolutamente, non possiamo spostare il sole, niente da fare. Niente da fare, però il sole ci sta guidando, ci illumina il cammino, giusto? Dall'inizio del percorso. Ah, più o meno, all'inizio del percorso non c'era luce, infatti abbiamo anche sbagliato strada, abbiamo fatto 1,5 km in più, ma poi abbiamo recuperato, quindi siamo nei tempi. Ci vediamo a Fosse Badon. Saluto. Ciao ragazzi, a presto. Ciao. Eccoci qua, i nostri eroi ce l'hanno fatta dunque. Terza tappa andata. Siamo andati a Fosse Badon. Molta salita, Carmelo. Sì, quella di Superga in confronto è discesa. È discesa, quindi forza. Grande. Bene. A più tardi. Adesso andiamo a mangiare qualcosa e riposare. Ciao! Presto! Eccoci qua per le riflessioni senza gli scarponi, infatti abbiamo tutti i sandali. Dunque, vedete, siamo su una panchina, dietro di noi c'è... Il vuoto. No, non il vuoto, c'è la natura, c'è quanto di bello si può contemplare camminando. Dopo un po' è pesante, però è bello perché è importante, fa riflettere. Dunque, com'è stata la camminata, Carmelo? Oggi abbiamo fatto una camminata veramente impegnativa, sicuramente la più impegnativa da quando siamo partiti. Da quando siamo partiti, perché le altre non le conosciamo. ma siamo certi, vedendo i grafici dei percorsi, delle prossime tappe, che questa non è sicuramente la più impegnativa. Sì, praticamente abbiamo fatto solo salita oggi. Abbiamo salito per 28 chilometri. Sì. Sì. Abbiamo pure sbagliato strada. Ma l'abbiamo già raccontato. Non la raccontiamo più, stendiamo un lino pietoso. E... Vi dico soltanto che quando siamo arrivati, l'ho aspettato qualche minuto, ma perché stavo chiacchierando con altri pellegrini e mi sono dimenticato di lui. Quando siamo arrivati, Carmelo mi fa... Il primo posto, ci fermiamo. Non abbiamo neanche cercato il più bello, il più economico. Il primo posto, ci fermiamo. Quindi era veramente estremo. È un suggerimento pratico. Non perdiamo tempo. D'altronde lui è uomo di esperienza. Giustamente io ho seguito il suo insegnamento. Sì. Pomeriggio invece
merita un racconto, perché vedete, qua siamo a Fonsebadon. A Fonsebadon c'è nulla, se non quattro case e tre ostelli. Però la cosa bella è che, a differenza degli altri giorni, dove invece è una città più grande, giri, visiti, è che ci siamo fermati con tutti gli altri. Ci siamo trovati gli altri pellegrini, ovviamente. Ci siamo trovati nell'unico bar, dove c'è un bellissimo punto ristoro, dove ti siedi, sei tutti insieme. Ed era un casino, perché cinque lingue diverse, gente che parla sopra gli altri, uno con la chitarra che suona, gli altri che cantano. Però è stato bello, perché c'è proprio stato questo incontro di persone dove ci si è raccontati. C'è chi ti racconta cosa vorrebbe fare da grande, chi che sta progettando una famiglia, chi ti racconta cos'è stato, chi cos'è stato come lui e quant'altro. Vero Carmelo? No, ma tu hai ancora tanto da fare. No, io ancora ho un sacco di cose da fare. Hai ancora un sacco di cose da fare. Bene, con questo bellissimo paesaggio, noi ci stiamo godendo un tramonto nuvoloso, vi diamo la buonanotte. Ciao, buonanotte. Ci vediamo domani, domani sono la discesa. Ciao. La facciamo col Bob. Domani col Bob. Ciao. Ciao. Buongiorno a tutti, siamo pronti per questa piccola salita fino alla Cruz de Hierro e poi una grande discesa col Bob fino a Ponferrada. Sì. Sì, sì. Non sappiamo se fare con lo skateboard o col Bob. Adesso vediamo che cosa troviamo. O uno l'altro. O uno l'altro. O anche tutte e due, perché tanto in qualche modo romperemo tutto. Quindi oggi grande prova di sofferenza per le ginocchia. Assolutamente. Ci vediamo più tardi. Ciao ragazzi. Oggi piccola sorpresa per voi. La Cruz de Hierro, sono poco più delle 7:30 del mattino e vogliamo regalarvi quella che è una poesia di Alberto Ardizzone per ricordarlo. Sicuramente se avesse fatto questo percorso con noi avrebbe scritto altre poesie. La poesia si intitola "E quel signore che cammina potrei essere io". E quel signore che cammina, con passo stanco, al calar del sole, verso casa sua, potrei essere io tra 20 anni. Potrei essere io a camminare a testa china, passo sciancato e barba incolta da 3 giorni. Potrei essere io, ma una camicia bianca, una 24 ore con qualche scartoffia dentro da far firmare non mi si addice. Potrei essere io, ma preferisco viaggiare per il mondo, con una mappa in mano e un quaderno pieno di poesie dall'altra. Ciao. Signore Dio nostro, tu che chiamasti il tuo servo Abramo dalla sua terra, proteggendo dalla sua peregrinazione, e fosti guida del popolo ebreo nel deserto, degnati di benedire questi i tuoi figli, che per amore del tuo nome pellegrinano fino a Compostela. Sii per loro compagno nella marcia, guida nel bivio, riparo nel cammino, ombra nel calore, luce nell'oscurità, consolazione nello scoraggiamento, fermezza nei loro propositi. Così, guidati da te, arrivino salvi fino alla fine del loro cammino e pieni di grazie e virtù ritornano alle loro case, piene del tuo amore e della tua pace e gioia. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen. Amen. Signori, eccoci, arrivati a Ponferrada, Carmelo. Quasi senza parole, 28 chilometri. E un po' più di 28. È un po' più di 28, di cui l'80% in discesa. E l'abbiamo fatta correndo. Noi ieri sera scherzavamo, abbiamo detto lo facciamo col Bob. L'abbiamo fatta correndo giù per le discese, perché andare piano ci faceva male le ginocchia. Sì, io il ginocchio l'ho lasciato quasi là. Comunque. Facciamo vedere perché? Fai vedere? Porca miseria, Carmelo, ti sei tutto scorticato. E via. Niente, va ragazzi, bene. Ce l'abbiamo fatta. Tava però interessante, nel senso, posti, paesaggi molto più belli degli altri giorni, devo dire. Assolutamente, e soprattutto una grande emozione questa mattina. Sì. Che abbiamo già raccontato. Sì, la Cruz de Hierro ha condizionato in maniera positiva questa nostra tappa, devo dire. E penso anche tutti gli altri pellegrini, perché con tutti quelli con cui ci siamo fermati a parlare abbiamo
riparlato di quel momento lì, o anche persone l'hanno vissuto prima o leggermente dopo di noi. È stato veramente emozionante. A dopo. Ciao. Buonasera a tutti, eccoci pronti per la nostra riflessione senza scarponi, vero? Assolutamente. Bellissima. Siamo con i sandali. Con i sandali. Non vi facciamo vedere i nostri piedi perché sono in uno stato che è meglio non guardare. Allora, in questo momento ci troviamo nel castello di Ponferrada, quindi noi vogliamo salutarvi da qua. Vi faccio fare anche un giro turistico molto veloce. Una struttura antica legata ai templari. Qua tengono anche, hanno anche quella che è il museo dei templari. È una città a vocazione templare, anche lungo la città trovate molte rievocazioni, costumi, spade, negozi di antiquariato legati ai templari, molto suggestivi. Questa sera, Carmelo, di chi siamo ospiti? Questa sera siamo ospiti del Rotary Club di Ponferrata, che è un club di recente costituzione, ha solo 6 anni di vita, molto attivo. Grande entusiasmo, abbiamo conosciuto la presidentessa e il Maika e il suo marito, e il marito che è stato Joachim, che è stato presidente l'anno precedente già tre volte, per tre volte, perché quando un club è nuovo normalmente il presidente lo fa più di una volta, e abbiamo visto grande entusiasmo da parte loro, sono molto estremamente accoglienti. Ci ha parlato anche nel suo ufficio, ci ha fatto vedere tutto, l'ufficio, la casa, è stato veramente carinissimi, sono persone di cuore, ci hanno subito accolto, sono venuti a riprenderci all'ostello, adesso ci hanno portato qua al castello, ci hanno detto godetevi la visita, sono stati veramente meravigliosi. Sì, un approccio veramente rotariano. Ci verranno a prendere questa sera alle 9 in albergo e andremo a cena con loro, con tutto il club, che peraltro si incontrano proprio di martedì come il nostro e quindi avremo modo anche di farvi vedere qualche fotografia della serata. Assolutamente. Domani ripartiamo e ripartiamo da Ponferrada, dove siamo oggi, e andremo fino a... Non me lo ricordo. Io cancello, quando superano i 25 km cancello tutto. Villafranca del Bierzo, qui sono altri 25... 26 km. 26 km, ormai non ci fa più né caldo né freddo, e la normalità è diventata. Domani è una tappa dove ci sono sali scendi, non c'è troppa discesa né troppa salita, quindi dovremmo essere abbastanza tranquilli, ma con Carmelo non si può mai essere tranquilli lungo il cammino. Domani si passa un po' più di tempo con i pellegrini. Ciao, 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 ciao. Buongiorno a tutti. Allora, quest'oggi siamo partiti con un'oretta di ritardo rispetto agli altri giorni, ma per ieri sera abbiamo fatto un po' tardi con il Rotary di Ponferrada. Le nostre gambe e il nostro spirito hanno bisogno di riposare veramente tanto. Vero Carmelo? Guarda, mai come oggi. Ecco, dietro di noi c'è quello che è un bellissimo murales di quella della strada che ci manca per arrivare a Santiago de Compostela. Oggi passeremo per Cacabello e poi Villafranca, quindi 23 km più o meno e via. Speriamo sia una tappa soft. Deve essere una tappa soft, perché abbiamo bisogno di stendere un po' i muscoli, anche perché... e scaricarci un po'. Ho già male ai piedi stamattina. Mi sono svegliato con una brutta vescica nuova. Ah. Bene. Bene, che dobbiamo fare? Si cammina. A dopo, ciao ragazzi. Ciao. Ok ragazzi, abbiamo superato già la metà del nostro percorso. Carmelo? Sì, com'è? Di più, mancano solo 7 km. 7 km, poco meno di 7, dai, via. Sole alle nostre spalle come sempre, che ci sospinge verso la meta e via. Dietro di noi, from New Zealand and from UK. Hiya. Say hello. Hola. To Italian. Hello. Okay. Quindi siamo un grande gruppo ormai. Ci vediamo all'arrivo. Saluto. Ciao. Un po'. Ciao, ciao ragazzi. Siamo arrivati. Sì, terribile oggi. Terribile. Male, tantissimo male ai piedi, vesciche, tutto. Todos. Ora vogliamo solo distenderci, curarci
e poi ritornare alla vita. Prepararsi per il cammino di domani. E dopo domani due tappe difficili, ci distruggeremo. Molto difficile. A più tardi. Ciao. Ciao. Buonasera a tutti, allora eccoci ritrovati per la riflessione senza scarponi. Siamo nel refettorio dell'albergue, qua. Dove siamo, Carmelo? Siamo a Villa Franca. Ogni volta lo colgo impreparato. Non è che vi dovete fare Villa Franco del Vierzo, perfetto. E abbiamo appena finito la cena con gli altri pellegrini, una cena di condivisione. Faccio vedere la tavolata. Magari qualcuno saluta anche. Grande chef di pasticceria. Quindi buoni dolci trovate lui. E niente, oggi è stata una giornata dura, veramente dura. Nel senso, per i miei piedi soprattutto, perché sono intervenuto io, ho risolto. Sì, abbiamo avuto Carmelo Sanatomi che mi ha operato in diretta su TV Pellegrini. E quindi ha fatto scoppiare una vescica, la coperta, ha fatto tutto lui. La cucita, sì, abbiamo fatto una roba incredibile. Per domani ci aspetta una bella tappina. Dove... Beh, un po' di asfalto e poi si torna a salire, vero? Sì, 20 km si torna, naturalmente tutti si torna in salita. Tra l'altro Carmelo Sanatomi nel suo team di grandi medici ha anche l'albergatore che mi ha fatto fare un pediluvio veramente interessante. Sì. Com'era? Sangria, sostanzialmente sangria. Che abbiamo bevuto. Quindi questa sangria l'abbiamo poi bevuta a cena con tutti gli altri ed era molto più buona del solito, hanno detto. Eccola qua. Bene, vi diamo con questa massima bellissima, vi diamo la buonanotte e ci vediamo domani mattina con il video del buon cammino. Buonanotte. Buongiorno a tutti. Allora, ci siamo riposati. Le vesciche sono guarite magicamente grazie a Carmelo Sanatomi, quindi, che tra l'altro stamattina ha già operato di nuovo. Sì, sono intervenuto su una ragazza che di quasi 25 anni, quindi è iniziato benissimo per lui la giornata. Dalle piattole, ma io ho risolto la questione con dei massaggi adeguati. Dove? Vabbè. Massaggi adeguati, non si può sapere dove. Dunque, oggi abbiamo una tappa che per 20 km sarà di solo asfalto, quindi costeggerà la strada. E poi vediamo dove ci portano le gambe. In teoria dovremmo arrivare fino alle Serrias, se le gambe ci reggono andiamo anche fino alla Faba, perché Carmelo vuole vedere le magie. Ah sì, le magie della Faba. A dopo, ciao ragazzi. Allora ragazzi, sta piovendo ma noi ce la facciamo lo stesso. Guardate Carmelo quanto è bello. Sono meraviglioso. Siamo due cappuccetti grigi. Però davanti a noi ci sono anche i cappuccetti rossi, guardate, due. Quindi, e dietro ce n'è anche uno giallo. Sta arrivando, quindi siamo tutti messi, siamo tutti incappucciati, esatto. Quindi la prevenzione prima di tutto. Dai, siamo a metà tappa, Poi decidiamo se fermarci alla tappa originale oppure andare oltre, vero? Dipende dalla quantità di pioggia. Dipende dalla pioggia, i miei piedi stanno bene, i suoi un po' meno oggi. Sì. Quindi dipende dalla pioggia e da Carmelo. Lo scopriremo più avanti. Saluta un po'. Ciao. Allora signori, siamo arrivati a Las Herrerias. In teoria noi avremmo finito qua per oggi, ma non è neanche mezzogiorno, abbiamo fatto troppo in fretta. Oggi è stata una tappa non particolarmente difficile, abbiamo camminato moltissimo e anche velocemente, con una media di oltre 5,5 km orari. Abbiamo fatto 20 km sotto le 5 ore, sotto le 4 ore, scusate. Quindi grande tempo oggi, come quando ci allenavamo senza zaino, quindi ottimo. Adesso il dilemma è restare qua o proseguire. Noi ci prendiamo una piccola pausetta per schiarirci le idee. Voi che cosa ci suggerite di fare? Attendiamo i vostri consigli. Ciao. Ciao. Eccoci qua, riflessioni senza scarponi. Qua ormai sta calando la sera, piove tantissimo. Da oggi che piove. Da tutto il giorno che piove, quindi
probabilmente anche domani un po' pioverà, quindi nonostante la tappa sia molto difficile, la pioggia aumenta anche questa difficoltà. Cosa dire della giornata di oggi? Oggi il gruppo con cui camminavamo si è praticamente tutto separato, ed è un po' quello, la bellezza e la non bellezza di questo cammino, nel senso che incontri persone, cammini con loro, magari passi 2 o 3 giorni e poi probabilmente non e le ripeti. E poi c'è il momento di separarsi. Di separarsi, ma poi trovi altre persone con cui camminare e ricominci il ciclo. Probabilmente quelle stesse persone con cui ci siamo separati oggi, magari domani o nei prossimi giorni o magari direttamente a Santiago le andremo a ritrovare. Bene. È un po' il senso del nostro cammino e della vita anche, perché il cammino, come mi insegna il buon Carmelo, è la rappresentazione della vita solo lungo una camminata. Giusto? Giusto. Buonanotte, è stanchissimo. Ciao. 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 Ciao ragazzi. A domani. Ciao. Buongiorno ragazzi, allora sono 6:30, pronti per partire? Da bestia. Da bestia, ci siamo riposati, adesso ci aspetta una tappa da urlo. Sì, 28 chilometri. 29. 29? Sì, ne abbiamo aggiunto uno. Ne abbiamo aggiunto. Oh. Urla un po'. Ah! Quindi 8 a salire, 21 a scendere, ma scendere fa più male che salire, vero? Va bene, così. Abbiamo adottato una nuova pellegrina, è girata. Say hello. 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 Più tardi vi raccontiamo la storia di Teddy Bear. Più tardi. Ciao. Ciao. Allora ragazzi, siamo arrivati in Galizia. Quindi da questo momento entriamo ufficialmente nella nostra metà del cammino. Sì, metà. Metà. Quindi metà ormai è fatta. Boh. Non ce la toglie più nessuno. Quella è una conquista già sodata. E quindi niente, fino alla fine, camminando. Come vuoi andare? In macchina? A dopo. Dai, fumo, passo di... Allora, siamo finalmente arrivati a... Triacastela. Triacastela. Allora, con noi c'è Sonia. Saluta un po'. Ciao. Tu chi sei? Who are you? Oh, just a woman passenger. Just a woman passenger. Vabbè, no, Edith. Allora, ce l'abbiamo fatta, eh? È stata lunga, è stata dura. Carmelo, dura? Durissima. Dura. 30 chilometri da paura. How was your walking? Was really nice. Finally enjoy the view. Yes, of course. Joy. Enjoy. Sitting every time, everywhere. Yes, it's of course. In order to get the spirit. Yes. Quindi com'è che volete salutare voi? Così. Così. Questi sono lupetti, occhio. Ma lupetti. Basta. Dai. Hai rovinato tutto. Ciao. Ciao ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Triacastela e ora tutti a fare la doccia. Ciao. Yay! Allora, eccoci qua, pronti per la riflessione senza scarponi. Qua già ridono, qua ragazzi, una serata è stata, abbiamo solo riso. La ragazza qua, Manuela, ci ha fatto... Paiella, ci ha fatto... La paiella. Ho bevuto poco, Ci ha fatto morire da ridere tutta la serata. Immaginate se avessi... Cosa hai combinato? Io niente, sono un angioletto, lo vedete che ho preso l'aureola? All'aureola. E le ali mi spuntano quando tutti se ne vanno all'altra. Secondo me si è rotta la spina dell'elettricità. Io però non posso parlare perché gli scarponi ce l'ho ancora. Arca! Porca! Passo la parola a mister. Carmelo, raccontiamo un po' la giornata di oggi. Vabbè, a parte i 30 km di sofferenza che abbiamo fatto oggi, è stata una cosa carina perché abbiamo incontrato dei vecchi amici che... Abbiamo vecchi amici. Abbiamo 30 anni di amicizia abbiamo con loro. Sì, tre giorni lungo il cammino sono tanti, ragazzi. Nel percorso di Santiago valgono veramente tanto perché ci si incontra, ci si parla, ci si confronta e noi abbiamo queste tre pellegrine come noi con cui abbiamo condiviso un pezzettino di strada. E parlano anche loro. E adesso le faccio parlare anche loro. Please. What do you say about today? Well, I'm still shocked about what happened today. Why? Because I never thought I would
experience something so expressive. Like here? Yeah. Ah, ok. È rimasta impressionata da lei. È un personaggio, lo scoprirete lungo questo cammino. Lei invece forse domani ci abbandona, non ci abbandona, no, resta, Sonia, con resta noi. No, Sonia, resta con noi. Vediamo, perché... Non ci lascia. Chiesa praticamente. Dai. Sei stata scout, come sei stata scout. So benissimo. Devi rimanere con noi a fare queste ultime tappe fino a Santiago. Vedremo. Comunque siamo comunque in contatto sempre. Al massimo ci becchiamo tappa dopo, facendo. Tappa prima. Ci vuole abbandonare, ma è un modo dolce che ci sta. No, no, assolutamente. Già, altri ma noi non la vogliamo. Già, non si abbandona nessuno. Abbandonato, come Carlo Maria che oggi ha preso fino a Sarria. Carlo, come hai potuto abbandonare me? Cuoque tu, Carlo. Da Santiago non si abbandona nessuno. Non si abbandona nessuno. No, uniti fino alla fine. Le abbiamo adottate tutte ormai. Soprattutto Luca, tutte, non tutti. Mamma mia. E scusa, ma fuori Frank... intenditore poche parole. E Frank no? Frank l'ho adottato io. Hai visto? No, io. Sì, diciamolo che Frank è tedesco e si parlano gesti. Sono tre giorni allora, che parlo da gesti. La lingua internazionale è quella dei gesti. Oh, sì. Dai la buonanotte con la lingua dei gesti. Ciao. Good night. Signori, buonanotte. Buonanotte. Ciao. Buonanotte. Domani. Domani o Sarria o avanti. Ciao. Salutate. Buonanotte. Buenas noches. Good night in Israel. Laila Tov. Laila Tov, ok? Laila Tov a tutti. Ciao. Buongiorno a tutti, allora abbiamo appena fatto colazione, la colazione del pellegrino. Insomma, in cosa consiste? La colazione del pellegrino consiste in un caffè espresso, un cappuccino. Per lui. Per me ogni giorno cambiare e vedere che cosa offre la casa, perché non bevendo caffè devo sempre trovare un qualcosa che possa dar la carica. Già la sveglia mi carica, quindi... Comunque, giusto per dirvi, stiamo partendo con la pioggia. Sì. Per questo cappellini. Esatto. Rotary, naturalmente. Rotary, ovviamente, che ci hanno regalato il club di Ponferrada. Ciao Joaquin, ciao Maika. E oggi si va fino a Sarria, forse, perché potremmo anche continuare. Quindi si aprono le scommesse. Dove andremo? A voi. Guidateci. Come, prendete un joystick della PlayStation e guidateci. Ciao. Ciao. Eccoci arrivati a Sarria. Sarria. È il paese di Sarri? No, è della sangria. Della sangria. Allora oggi ci tocca bere sangria. Va bene. Allora Carmelo, com'è stata questa camminata? È stata rilassante, non era particolarmente difficile, però siccome ieri abbiamo fatto 30 km, non abbiamo avuto tempo per riposare. Adesso noi smettiamo qua e ci riposiamo nel pomeriggio perché abbiamo bisogno di ritonificare i muscoli delle gambe. Aggiungo anche che è stata una camminata molto ventosa, c'è stato un vento pazzesco che quasi non riusciamo a sentirci null'altro mentre parlavamo perché era veramente forte forte. Lui ha perso il cappello, Ho perso il cappello? Io no. Il cappello l'ho messo via, è volato, l'ho messo dentro allo zaino. Comunque seguiranno altri video oggi, vediamo che cosa riusciamo a produrre, faremo dopo un riposino faremo un giretto di Sarria, ci dicono che sia una città interessante. Vabbè, adesso non esageriamo, paesino, però vedremo. Ok, ciao, ciao ragazzi, ciao a dopo. Ciao, ciao. Ciao a tutti, allora siamo qui con il nostro amico Joaquin dalla Germania, un pellegrino che abbiamo incontrato in questi giorni e abbiamo condiviso con lui la nostra campagna sullo spreco alimentare, ora ci dirà quello che pensa e quello che mette anche in atto. So, what do you think about our campaign against the food waste? Ist der Food, das auf der Welt
Regionen sind, wo Leute üppig zu essen haben und andere Leute wenig oder nichts zu essen haben. Hinzu kommt noch, dass die Leute, die sowieso sehr viel haben, aus den ärmeren Ländern oft noch Nahrung zu sich hin transportieren und noch mehr dazu beitragen, dass die Armen noch ärmer werden. Adesso Carmelo traduce. Non se ne parla proprio. No, in generale ha detto che è un tema che sente molto forte, la gente quando va a mangiare dovrebbe non ordinare più di quello che in realtà mangia e soprattutto non comprare più di quello che in realtà di quello che serve. Lui è uno che abitualmente, se non finisce la roba, chiede il doggy bag prima di andare via, e che anche in Germania ci sono diverse campagne contro lo spreco alimentare. What do you think about our choice to do the Camino, taking with us our campaign along the Camino with pilgrims? Also ich denke, das ist eine gute Überlegung, auf dem Camino Leute anzusprechen, wobei ich sagen muss, dass mich dieser Gedanke auf dem Camino bisher selbst von mir aus nicht bewegt hat. Aber ich finde das wirklich sehr überlegt und notwendig, dass man Leute anspricht, um auch von Dritten Tipps zu bekommen, wie man die Sache angehen könnte. Ok, gli abbiamo chiesto che cosa pensa del fatto che io e Carmelo ci siamo presi carico di questa campagna portandola lungo il cammino e parlandone con i pellegrini. Ecco, lui risponde dicendo questo: è la prima volta che mi capita di scoprire che qualcuno, oltre a fare il cammino, scelga di portarsi sulle spalle anche qualcos'altro. La trovo un'esperienza unica e condivide il fatto di portare non solo questo ma anche altri messaggi, quindi invita chiunque a, quando fate un qualcosa, portate anche dell'altro. So thank you so much for your time. Only another thing, lui ha recitato in alcune puntate di Tempeste d'Amore. You have acted in a few episodes of Storm Love, no? Storm Love. Okay. And another thing, lui conosce il Rotary. Sì, ci ha detto che conosce il Rotary, c'è un club vicino a casa sua, sa che cosa fa il Rotary, per cui... Very good, very good. Thank you so much, Joaquin. Buen camino. Signori, buonasera. Siamo ritornati. Come vedete, siamo in un letto matrimoniale ed è l'unica sistemazione che siamo riusciti a trovare quest'oggi. Sì, un po' decente che ci potesse accogliere. E poi, nello spirito della condivisione, non essendoci più camere con due letti singoli, ma solo un letto alla francese, e voilà, casa Vianello è fatta. Scegliete voi chi è Sandra e chi è Raimondo. Tu Raimondo? Vabbè, faccio Sandra, va bene. E niente, quindi oggi è stata una giornata con una tappa non troppo lunga. Ieri avevamo fatto una tappa da 30 km, quindi oggi bisognava un po' far rifiatare le gambe. Domani andremo a Porto Marin, sono 23 km, Carmelo, quanti sono? Sono 24 km 24 e mezzo, quindi qualche chilometro in più di oggi non ci spaventa, perché tanto, come ormai siamo abituati, le gambe funzionano, lo zaino quasi non lo sentiamo più, ormai è uno di famiglia lo zaino. 17 kg. Tra l'altro a Porto Marin ci sono anche, come quest'oggi a Sarria, alcune cose interessanti da poter andare a visitare post camminata, per cui, come dire, sarà sicuramente una giornata interessante. Usciamo però un attimo da quello che è il camminare nostro per ritornare sullo spreco alimentare. Questa sera abbiamo cenato con un pellegrino tedesco, Joaquin, al quale abbiamo riportato quello che è il nostro progetto, abbiamo discusso con lui. Tra l'altro
credo conosce il Rotary, Joachim. Joachim conosce il Rotary, ci ha detto, ci ha visto i nostri simboli riportati qua e ha identificato sia il Rotary e sia il Rotaract, e quindi ci ha fatto molto piacere questo. È già riconosciuto perché vicino alla sua città, nella città successiva, c'è un club, e ci ha detto: no, ma il Rotary si impegna molto a far crescere la società, service di solidarietà, di aiuto. Quindi, come dire, ci ha fatto molto piacere l'essere riconosciuti come tali. Ecco, questo per dirvi che da questo momento inizieremo a raccogliere quanto abbiamo seminato, ovvero la seconda fase del progetto. Noi abbiamo in questa settimana conosciuto tantissime persone a cui abbiamo parlato, a tutti però, di quello che è il nostro progetto, quello dello spreco alimentare, e adesso chiederemo a loro di raccontarci il loro punto di vista sullo spreco alimentare. Quindi che cosa ne pensano, ma soprattutto quali sono le azioni che vogliono mettere in campo o che magari nella loro città o nel loro paese vengono già messe in campo per risolvere quello che è lo spreco alimentare. Ovviamente chiediamo a tutti loro di raccontarci nella loro lingua natale. Infatti il video che uscirà domani di Joachim è interamente in tedesco, la sua parte ovviamente. Tradotto da lui. Tradotto in maniera molto blanda, perché io non parlo tedesco, e durante la cena abbiamo un po' concordato, nel senso ci ha raccontato quella che è la sua visione in inglese e l'abbiamo riportata più o meno tale quale, ecco, una traduzione molto larga. Sì, il senso è quello. Sì, sì. La seconda parte invece è puntuale e precisa. Sì, perché? Era più facile. Era più veloce, c'erano meno aspetti del tipo... Tre parole dette. Alla fine noi chiederemo a tutti queste due semplici domande. Due: che cosa ne pensi dello spreco alimentare? E nell'insieme anche che cosa faresti per risolverlo? E la seconda è: che cosa pensi del fatto che noi abbiamo scelto di fare il Cammino di Santiago per portare proprio questa campagna? Ecco, queste sono le due domande che porremo a tutti i pellegrini che verranno intervistati da domani in avanti. Ok, quindi vi faremo conoscere un po' di persone, e vi anticipo già che Joachim non è un tedesco qualunque, ma non vi diciamo il perché. Ah, non lo devo dire? No, lo scopriamo domani, c'è nel video. Domani. Signori, domani, come ho detto prima, andiamo a Porto Marin, per cui buonanotte e buon cammino per domani. Ciao! Buongiorno ragazzi! Da oggi entriamo negli ultimi 5 giorni di cammino. Mancano quasi 100 km. Poco più, partiamo da 116-115, ma promessa, Carmelo, promessa. Assolutamente, che cosa? Appena superiamo il 100° chilometro, sì, cioè suoniamo le campane. Scusate, quando entriamo sotto i 100 km, suoniamo le campane. Video, okay? Ok? Quindi la nostra gioia quando saremo sotto quota 100. Ciao, ragazzi, a dopo. Si va a Porto Marin. Ladies and gentlemen, welcome! Siamo arrivati al chilometro 100. Guardate qua che bello. È tutto imbrattato, ok, però è il chilometro 100. Noi non l'abbiamo ancora superato, Lo superiamo adesso con voi. Carmelo, vai! Ci sei? Vai! 1, 2, 3. Andiamo. Eccolo qua, superato. Da questo momento, meno di 100 chilometri. Ormai è quasi fatta, Carmelo. Ma sì, ormai... Sottigliezza, ormai più di 200 e passa chilometri alle spalle, cosa vuoi che sia. Niente. Ci parlano però amici che sono un po' più avanti di noi, ci sono delle lunghe code lungo il cammino. Sì, le vedrete. Ragazzi, negli altri giorni abbiamo incontrato gente, ma in questi ultimi giorni penso incontreremo non la gente, il mondo. Cioè veramente code come in autostrada, la Salerno-Reggio Calabria d'estate, uguale, code chilometriche di pellegrini. A più tardi, ciao. Ciao ragazzi. Signori, siamo arrivati a... Ah, qua sopra, questa porta che si chiama Porto Marin. Te la vedevo al contrario. Quindi. Comunque, allora, c'erano due, si poteva fare due scelte. O il percorso storico o il percorso secondario. Secondo voi quale abbiamo scelto? Avete 2 secondi per pensarci. 1, 2, ok. Percorso storico, certo. Giustamente uno dice facciamo quello reale.
Ma ci sarà un motivo, come dire, se esiste? Perché c'era l'alternativa. Perché c'era l'alternativa. Ci sarà un motivo, no? Certo, praticamente passi in mezzo alle pietre scoscienti che scendono, sempre più stretto, dove non riesci quasi a passare. E tu avevi delle difficoltà. Lui aveva delle difficoltà, io no. Io me ne vado, ciao, ciao, vado via. Vado via, ma vado via per un motivo, in realtà per un altro motivo, perché vi portiamo direttamente, vieni Carmelo, raggiungimi Camero, forza. Aspetta che mi arrampico. Ok. Ancora un gradino più su? Bravo. Così va meglio. Oh, queste, le scalera de Puerto Marín, quindi questo è uno dei luoghi che tutti i pellegrini vengono a visitare, anche perché per forza di cose devo passare di qua, e... Niente, basta. Adesso ancora scalini? No, finiamo questi. Questi? Poi stop, riposo? Assolutamente. Ma io volevo camminare ancora adesso un po'. Andiamo nell'albergo che ci ha consegnato mio cugino Carmelo Costa, che lui il cammino non l'ha fatto come noi, è partito da settimo per venire a Santiago. Tre mesi, grande Carmelo, salutiamo Carmelo. Una robettina da niente. Noi in confronto manco dilettanti. Ma noi un giorno lo faremo da settimo. Sì, ciao. Ciao, lo farò io, va bene. Ciao. Ciao, ciao ragazzi, ciao. A più tardi. Signori, buonasera, abbiamo finito di cenare, abbiamo cenato con alcuni pellegrini che abbiamo già incontrato, ma con cui non avevamo ancora condiviso la cena. Abbiamo parlato anche dello spreco alimentare, come abbiamo intensificato questa attività negli ultimi giorni, e domani uscirà uno dei nuovi video sullo spreco alimentare con un'intervista in lingua autoctona. Assolutamente autoctona, guarda, questa roba qui è proprio autoctona. Autoctona, Ne abbiamo fatti due in realtà, o meglio... Ne faremo due perché li giriamo domani mattina durante il percorso, durante una delle pause ci mettiamo lì, li facciamo così, viene fuori la luce bene, viene tutto. Non questa luce qua, perché è l'unica che abbiamo trovato stasera. L'unica che abbiamo trovato e ci sta uccidendo gli occhi. Sì, sembriamo dei morti però. Dunque, l'unica cosa che vogliamo riportarvi della camminata di oggi è l'esplosione del numero dei pellegrini, che è incredibile. A Sarria partono veramente tutti gli occasionali, quindi c'è cioè veramente... Non i professionisti come noi. Non i professionisti che hanno già 200 km, o i veri professionisti che partono invece dai Pirenei, o i livello superiore, suo cugino che parte invece da settimo. Però a parte questo, veramente tantissima gente. Adesso non possiamo più arrivare e dire proviamo a guardare in questo albergo o quest'altro, bisogna prenotare tutto prima perché... Se no dormiamo sotto i ponti. Va bene. Se volete vederci dormire sotto i ponti, scrivetecelo nel commento. Lui è giovane, non ce la farà mai. Allora, diciamola così, se volete vedere Carmelo dormire sotto un ponte, scrivetelo in un commento. Ragazzi, buonanotte. Ciao ragazzi. E domani proseguiamo con tutti i vari pellegrini a cui racconteremo dello spreco, soprattutto raccoglieremo altre testimonianze. Ovviamente sempre in lingua. Autoctona. Buonanotte. Ciao. Ultima cosa. Yogi e Bubu. Nuovo soprannome, eh? Yogi e Bubu. Dopo casa Vianello di ieri sera, Yogi e Bubu. Questo perché? Perché io quando sono stanco inizio a ciondolare, che sembro l'orso Yogi che cerca. E io essendo leggermente più piccolo, e Bubu, ovviamente. Così, Yogi e Bubu. Poi sono iniziata anche, come dire, le interpretazioni di Yogi. Ho iniziato a girare per la città cercando i cestini da ranger, ma non li ho trovati. Quindi male. No, ho dovuto aspettare la cena per mangiare. Ciao ragazzi, ciao buonanotte. Ragazzi, buonanotte. Ciao. Eccoci qua, ancora un po' di oscurità, buio, però siamo illuminati dalla scritta Puerto Marín. Da dietro. Oggi si parte da qua, dove siamo arrivati ieri. E dove andiamo oggi? Oggi andiamo... Palace de Rey. E incontreremo un club del Rotary quest'oggi, quindi... Sì. Ci verranno Rotary Club di Lugo, che ci verrà direttamente a trovare a Palace de Rey più o meno verso 6 e mezza, giù di lì, per cui seguiranno poi aggiornamenti anche su questo. Camminata quanti chilometri oggi? 25. Ok, camminata media, ormai nelle gambe ce l'abbiamo, tutta calma, abbiamo già prenotato anche dove dormire, ormai prenoteremo 5 sempre stelle. Prima. 5, questa sera 5. No, io non ce la faccio nel 5 stelle.
da questo Spannessa, questo già ci piace. Non è tanto da no, scherzavo, no, assolutamente no. Ostello con due letti per noi, perché non sappiamo a che ora faremo con i rotari, e quindi negli alberghi entro le 22 bisogna rincasare, per cui non possiamo disturbare chi starà dormendo. In ogni caso, da qui in avanti avremo già tutte le prenotazioni fatte, perché c'è troppa gente e non possiamo permetterci di arrivare e trovare tutto occupato, se no io e Carmelo dormiremo sotto un ponte. Eh sì. Buon cammino. Ciao. Eccoci tornati. Buongiorno a tutti. Abbiamo trovato una ragazza israeliana, Edith. Abbiamo parlato con lei dello spreco alimentare e adesso lei ci dirà che cosa pensa dello spreco alimentare e che cosa lei è Israele, quindi il suo paese, fa per combattere questo problema. So what do you think about the food waste, and what do you do and your country does for this problem? Okay, בישראל יש בעיה מאוד גדולה של בזבוז. אנחנו מאוד אוהבים לארח, לפתוח שולחן, הרבה אוכל, אבל הרבה לא יכולים להרשות לעצמם בכלל את הארוחת ערב הבאה, ולכן בזבוז נוראי של מזון בישראל. מה שאנחנו עושים, יש מתנדבים שאוספים אוכל שנשאר מעולמות אירועים, סופרמרקטים, חגיגות, ונותנים לנזקקים, ניצולי שואה, משפחות ברוכות ילדים, כל מי שצריך. אז אין חוק כרגע לשמור על אוכל, אבל יש מתנדבים, אז זה מה שחשוב. Carmelo, hai capito tutto? Io non traduco perché ho preso il dettaglio, ma mi fido. Allora, traduco io. Ovviamente siamo parlati prima in inglese, però come avete visto già dal video precedente, loro parlano solo in lingua autoctona. Allora, lei ha detto questo. Anche nel suo paese lo spreco alimentare è un dice, huge problem, mi ha detto prima in inglese, quindi un grande problema. Come lo affrontano? Intanto lei dice: quando vado a cena fuori, se non finisco, chiedo il doggy bag, in questo caso il nostro è il foodie bag, lo porta a casa e lo mangia la sera dopo oppure il pranzo dopo. Dice addirittura dice, abbiamo delle campagne nei supermercati e nei ristoranti per sensibilizzare le persone che quando qualcuno finisce il cibo, se non lo vuole portare a casa, che venga dato il giorno dopo ai bisognosi, quindi a chi magari ha più difficoltà a ottenere il cibo. Quindi in tutti i paesi in cui si va, comunque qualcosa già esiste, sì. Però è giusto continuare a sensibilizzare. Lei però non è solo qua per fare il cammino, anche lei porta una sua piccolissima campagna e sta girando con un orsacchiotto. Lui è Mike, a teddy bear. So, who is Mike and why you get Mike with you in this cammino? Okay. In English. Of course. Mike is a special teddy bear. He belongs to an Israeli organization called Healing Teddies. What they do is they give special teddy bears charged with positive energies given by volunteering in hospitals and to those who need it, like oncological departments. And the teddy bear helps to with positive energies to heal process. So the patients feel better and think about the great gift he got. So this teddy bear is the ambassador, the international ambassador of Healing Teddies. And I would love if you visit their website and donate, because each donation brings hug to those who need it. Thank you. Ok, quindi lei ha portato questo teddy bear, questo orsacchiotto, perché in Israele c'è un'associazione che si occupa di, come dire, creare energia positiva per i malati, soprattutto di cancro, negli ospedali, regalando questi orsacchiotti in modo tale che i malati possano abbracciarli e sentire l'energia positiva. Raccolgono anche fondi, ovviamente, per non soltanto per comprare degli orsacchiotti, ma anche per stare vicino a chi è malato negli ospedali e potergli far passare meglio il periodo della malattia. Vi metteremo anche magari poi il link del progetto, così potete poi visualizzarlo. So thank you so much for your time and buon cammino. Buon cammino. Thank you and buon cammino. Bye bye.
Eccoci ritrovati, ben ritrovati a tutti, quindi abbiamo incontrato queste le due ragazze sarde che vedete, Ayo e Eia, vicino a noi. Carmelo, lungo la passeggiata, ha raccontato loro il cammino, 13 km, 13 che è una passeggiatina, ha raccontato loro quello che è il progetto del Rotary che stiamo portando lungo questo cammino legato allo spreco alimentare, e allora andremo a chiedere loro anche cosa pensano. Partiamo da Mariangela, eccola qui. Mariangela, che cosa pensi della nostra scelta di aver portato lungo il cammino proprio questa campagna? Allora, penso che sia un ottimo progetto. Come mi spiegava Carmelo, è stato appunto portato nelle scuole, anche se non in Sardegna. E niente, penso che comunque sia spiegare ai bambini piccoli e insegnar loro come insomma sprecare il meno possibile sia un atto di civiltà. Un atto di civiltà, esatto, sì, assolutamente sì. Abbiamo però anche la testimonianza di Sara. Io. Lei di mestiere, cos'è che fai, Sara? La salumiera, quindi è sempre costantemente sul pezzo. A contatto col cibo. Allora partiamo con questa domanda: quanto salame avanzate ogni giorno e cosa ne fate? No, quello non ne avanza. Non ne avanza, quello se ne mangia sempre, perfetto. Purtroppo sì. Ecco, avanza quando avanza qualcosa, che cosa ne fate? Allora, per quanto riguarda il reparto latticini, la roba che va in scadenza la mettiamo al 50, però poi una volta che è scaduta va sparata e la buttiamo. La nostra azienda non ci dà la non possibilità, si è ancora attivata per questo, non ci dà recuperare. La possibilità di poterla dare comunque, ridistribuire, esatto. Quindi quello invece che non è latticino? Quello che non è latticino, vabbè, del banco salumi, tipo gastronomia, la porti avanti un giorno, la dai a metà prezzo e poi anche quella, pur essendo buona dopo due giorni, perché comunque ci sono, tipo, cosa ne so, se ti portano la zuppa galurese, ti portano le lasagne, anche dopo due giorni volendo sono buone, però poi non le puoi tenere più al banco e certo, di conseguenza le devi buttare, cioè, ecco, le segniamo. Tu personalmente che cosa vorresti fare, avessi la possibilità di scegliere per questo cibo? Beh, quei prodotti potrebbero andare comunque a diverse associazioni. Sono diverse associazioni, cioè, per dire, io ti parlo della mia città di Olbia, che lì ci sono diverse associazioni, ci sono tanti centri che potrebbero ricevere questo cibo e sì, quindi non essere sprecato. Quindi ora che tornerai a casa dopo il cammino, potrai, come dire, contattare questa associazione e chiedere alla tua azienda magari di fare un accordo con loro per non sprecare tutto questo cibo. Non è così semplice, però. Però ci prendiamo sì, l'impegno. Potrei provarci. L'impegno, certo, del cammino, quindi. Va bene. Carmelo, vuoi aggiungere altro? No. Come ci salutate in sardo? Asibiri. Asibiri a tutti. Asibiri. Ciao. Ciao, Asibiri. Ragazzi, ci mancano solo più 10 km. Poco meno, via. Poco meno di 10 km. Carmelo, non guardami così, cerco di essere preciso, dai, su, scusa, ci stanno seguendo da casa, vogliono sapere dove siamo. Dove siamo? Siamo per strada e mancano 10 km. Siamo quasi arrivati a Palace de Rei. Che dire, oggi tempo molto nuvoloso, prima il sole ci ha preso un po' in giro e pensavamo finalmente fosse uscito. Sono 4 giorni che praticamente continuiamo a camminare col Kiway perché piove, piovigina, fa fresco. Speriamo di tornare come i primi giorni a camminare con la maglietta a maniche corte. Ci abbiamo provato questa mattina, poi ci abbiamo rinunciato. Poi io avevo la pelle d'oca, ho detto io mi rivesto. E Carmelo pure. Anche la pelle d'oca io avevo. Anche tu? Sì. Oltre la pelle d'orso. Oltre la pelle d'orso. E via, niente. Quindi si continua a camminare. Tra l'altro abbiamo fatto un altro video prima, che uscirà poi domani, con due ragazze sarde e che ci hanno raccontato tra l'altro la loro esperienza. Una di loro lavora anche nel campo alimentare, quindi sì, esperienza importante rispetto allo spreco alimentare. Vi aggiorniamo appena arriviamo a Palace de Rei, ok? Vi ricordiamo, questa sera incontriamo il Rotary di Lugo, quindi sintonizzati, usciranno un po' di contenuti anche su quell'incontro. Ciao ragazzi, a più tardi. Ciao. Ciao a tutti, allora abbiamo appena incontrato questi ragazzi americani con cui abbiamo condiviso anche con loro il tema dello spreco alimentare. L'intervista sarà tutta in inglese,
penso riusciate a capirlo senza problemi. So, hello guys, Mark, hello. Julie. Hello. And they are from America, California. Yes. 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 They are here because they are member of La Fuente del Peregrino. Yes. Why? Why are we volunteering? Yes. To give back, to serve pilgrims. Yes. Aiutano noi pellegrini lungo il cammino, nei punti di ristoro, nel dare indicazioni. Sono i nostri angeli custodi. You are like our angels along the cammino. Right. No? Good, sure. Good. So what do you think about the food waste? It shouldn't happen. We shouldn't waste food. Yeah, No. We need to try and use everything. Yeah, yeah. Or reuse things. Right. Reuse. Uh-huh. Reuse. So in California, for example, where you live, mm-hmm. there is a lot of food waste. Or Julie, I would say there is some. Yes, but we have organizations like Imperfect Produce, where the things that might not be perfect that mm-hmm. they could sell on the store, then this company will sell to you. Maybe they're a little bit bruised or a little bit messed mm-hmm. up, and then we can buy them. But cheaper. Cheaper, yeah. Cheaper. Okay. Cheaper. It's called Imperfect Produce. Uh-huh. And are there like associations that help someone using food? There are ministries. There are ministries that serve homeless populations, homeless communities, that go to restaurants and other places where there's mm-hmm. leftover food mm-hmm. and recycle or reuse or pass along to... Yeah. To organizations that are working with homeless people? Some organizations like Trader Joe's or Starbucks, if the uh-huh. food is about to expire, yeah. then they give it to the food bank. They'll give it to for free. For like free. A food bank. Yeah, uh-huh. like a food uh-huh. bank great. For right. the men great. And women uh-huh. that are yeah. homeless. Carmelo. Oh, no, sorry. it's a complete. And in America, you use many times the doggy bag. Oh, yeah. Yeah, doggy bag. Usually for always. For you. Right? When we are at a restaurant yeah. and mm-hmm. you don't finish your food, uh-huh. then they give you to-go okay. boxes. This is normal. Yeah, normal. Yeah, normal. For the see. American people, it's normal. Yes. 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 Right. Yes. Yes. And then we choose to either eat it or maybe give it to someone on the street. Ah, yeah. If there's a homeless person yeah. on the street. Mm-hmm. And, yeah. You know that we decided to change the name of Doggy Bag. Oh, to what? Yes, because we create a mascot that name is Foodie. So Foodie Bag. Foodie Bag. Foodie Bag. I like it. No, I like it's it. More close. It's closer to the food. Uh-huh. Yeah. Foodie Bag. Uh-huh. Foodie Bag. Okay. What is the mascot? What does it look like? A bag. Oh, just a bag. So, okay, thank you so thank much you. For your time. You're welcome. Thank you for what camino. You're doing. Yeah, buen camino. Buen camino. That's excellent. Bye bye. Say bye, Mark. Bye, Mark. Bye, Mark. Eccoci qua, ragazzi. Riflessioni senza scarponi. Io, Carmelo, è un quadro di un artista contemporaneo sconosciuto. Meno io così. Io così. Carmelo, com'è stata questa giornata? La giornata è stata bella, abbiamo camminato senza grossi problemi, in effetti, abbiamo fatto questi 24 chilometri che per noi sono ormai... Cosceglie. Domani invece abbiamo 30 chilometri da fare, che saranno un po' impegnativi, ci sarà un dislivello abbastanza importante, poi scenderemo, ci saranno un dislivello di circa, tra salire e scendere, di circa 600 metri, però insomma, ce la faremo. Perché ormai... 6 ore, 7? Domani... 6-7 ore di cammino. Saranno 7 ore di cammino. Sì, sì, sì. Andiamo facendoci la croce 7 ore. Abbiamo deciso di abbassare un po' il ritmo perché sennò non arriviamo alla fine. Sì, infatti. Dobbiamo... Chi va piano va sano e va lontano, giusto? Sì, sì, sì. Non troppo, sennò Santiago non arrivi. Domani scenderemo poi ufficialmente sotto i 40 km, quindi sì. andremo a meno di 40 km a Santiago. Oggi siamo a quanti chilometri? Oggi siamo a 67 km. 67, quindi obiettivo domani arrivare quindi al meno 37 da Santiago, più o meno. Ecco, domani ci potrebbe esserci una piccola sorpresa molto gradita, una sorta di comitato di accoglienza, niente di che, insomma, una roba solo per noi, evidentemente. Ovviamente non vi diciamo però che cosa, no. perché sennò... Ecco, una cosa da dire, prima che mi vada a incancrare al braccio perché mi inizia a far male. Buona mano, ti do mano. No, lascia. No, così sai. Grazie, Carmelo. Dividiamo la ripresa. E quest'oggi, oltre il video che avete visto già pubblicato della ragazza israeliana, siamo riusciti a fare altri due video. Uno con delle ragazze sarde. Quindi un'altra nazione. Un'altra nazione.
E poi con dei ragazzi americani che sono qua a fare i volontari. Ecco, non abbiamo mai parlato, ma lungo il cammino ci sono tanti volontari. Questa è una bella storia anche legata al cammino che stiamo conoscendo. Persone che hanno fatto il cammino di Santiago e che scelgono di tornarci come volontari, come ospitaleros oppure nelle zone dove si può, come dire... Di smistamento pellegrini, sì, danno indicazioni, danno una mano, ma soprattutto nelle zone ristoro donative, dove con le donazioni loro preparano e si mettono a servizio dei pellegrini. Per cui noi abbiamo definiti anche i nostri angeli custodi, perché sono quelli che, come dire, sì, ci danno il silenzio senza un ristoro niente, noi non lo sapevamo. E domani li conoscerete, domani, dopodomani. O domani o dopodomani, vediamo quando farlo uscire. Dipende. Però molto simpatici, con uno spiccato accento californiano. Sì, americano, parlano in americano questi. No, californiano. Sì, perché noi lo riconosciamo. Sì, esatto, riconosciamo. Per cui, buona... Ah, però, scusate, abbiamo dimenticato una cosa importante, Carmelo. Che cosa? Siamo vestiti in maniera ufficiale. Ah, sì, sì, sì. Cosa più importante. Sì, abbiamo incontrato il Rotary di Lugo, che sono venuti qua a trovarci. Oggi, tra l'altro, festeggiamo i 25 anni della fondazione quindi del club. Quindi è importante. Il club è importante. Sono venuti in due perché sono in cinque. Questo è un piccolo Rotary che c'è qua, però volenteroso, simpatico, ci hanno ascoltato. E di continuare soprattutto la... lo spreco alimentare nostro, hanno preso un po' di materiale, hanno detto grazie, così almeno anche noi ci diamo da fare su questo tema, per cui siamo contenti. Soddisfatti, perché oltretutto è un service a costo basso, per cui facile da gestire, e loro, anche se sono piccoli, secondo me lo potranno fare. A parte le battute che abbiamo fatto prima legate al fatto che siano un piccolo, però sono delle persone serie, ci hanno accolto anche bene. Hanno regalato a Carmelo anche una spilla bellissima. Ce l'hai? No, ce l'ho nella giacca. L'hai messa sulla giacca. Beh, pubblicheremo la foto allora di questa spilla. Certo. Cos'è? La muraglia? È la muraglia cinese. No, che cinese, no. È la muraglia di Vigo, perché Vigo è circondata da mura romane, e quindi questo è un simbolo che loro identifica la loro città. Quindi, signori, niente, oggi giornata pienissima, domani lo sarà ancora di più, più che altro con tanti più passi da fare, ma c'è una bella novità, i nostri zaini pesano meno. Sì, abbiamo scaricato un po' di materiale e li abbiamo dati al Rotary di Lugo, quindi domani un po' più di soddisfazione, un po' più di leggerezza, potremo riempire di più le borracce d'acqua domani. Sicuro. Sicuro. Buonanotte. Ciao ragazzi. Ciao. Notte. Eccoci qua, allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Oggi abbiamo dormito mezz'ora in più. Sì, mezz'ora. Certo. Così, non abbiamo voluto insistere nel sonno. No, la coperta era calda, il cuscino era comodo, finalmente anche il letto era comodo. Ho detto, vabbè, mezz'ora in più. Oggi bagno era lì, tutto nostro. Tappa è più lunga, quindi riposo più lungo, giusto? Così. E niente, quindi si parte adesso. Meta? E la meta è Arzua. E la prendo sempre in castagna. Così. Per la memoria di un... Quanti chilometri? Di un criceto nano. Sono 30 chilometri, quelli li ricordo. Quelli li ricordi bene. Quindi niente, ragazzi, abbiamo già prenotato anche lì, quindi siamo tranquilli, possiamo prendercela con tutta calma. Sì, calma. Cosa si dice in questi casi? Buon cammino! Buon cammino! Eccoci qua, siamo a 50 km da Santiago. Po' meno, 49,897, quindi manca poco. Pochissimo, siamo già oltre la metà della nostra tappa odierna, quindi stiamo andando... Ci mancano solo 12 km e poi siamo arrivati, una robetta. Diciamo 2 ore e mezza per prendere larghe e via, considerando ancora una pausa, 2 ore e mezza, via, 2 ore e mezza e ci siamo arrivati. Quindi in marcia, buon cammino. No, aspetta, volevo solo dire che io stasera mi dovrò trasformare di nuovo in Carmelo Sanatomi, perché devo fare un intervento a piede aperto su Luca, che c'è una vescica che sta esplodendo, e una a me in auto operazione, perché ne ho una sotto la pianta del piede destro,
e dovrò intervenire, ecco. Però io sono attrezzato, mi sono portato tutti gli strumenti chirurgici. Doppio Carmelo's Anatomy questa sera, signori. Quindi arriveranno le foto dell'intervento chirurgico. Sì, solo foto e con le zone, diciamo, sensibili nascoste. No, nascoste, assolutamente. E saranno foto per un pubblico anche minore, adulto, maturo. Adulto, maturo, ma anche per minori. Anche per minori, perché lo oscuriamo. Oscuriamo, quindi a frappè. Ciao. Ciao. Signore e signori, siamo arrivati ad Arzua. Sì. Sì. Sei stanco? No. No, io non sono stanco. Io posso ancora fare almeno, sì, almeno fino a Santiago. 40 km fino a Santiago. Vabbè, tutti. Andiamo avanti. Andiamo avanti? Andiamo avanti? No. Andiamo a farci una bella doccina, va. Oggi cosa bella, è tornato il sole, finalmente. Sì. Siamo di nuovo, vedete, in maniche corte, dopo 4 giorni, 3 giorni che non vedevamo il sole. Quindi sì, 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 non ha piovuto, è uscito il sole in tarda mattinata, questo ci ha permesso di viaggiare anche un pochino più comodo, tutto sommato. Sì, 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 sì. 30 km. Devo però tirare le orecchie al Cammino di Santiago. Sì, sì. Cioè, sono 10 km che non troviamo una fontana che sia una. Sì, è vero. E è questa vero. Parte è brutta perché tra l'altro ho fitto l'acqua, adesso non vedo la di bere da qualche parte. La rugiada sulle foglie si è già asciugata. Si è già asciugata, quindi almeno nei giorni scorsi pioveva, uno faceva sì. Bocca riversa al cielo e via. Però adesso, boh. Siamo arrivati, insomma. Ci sentiamo più tardi, foto è quanto conviene. Abbiamo fatto delle belle foto in questo tragitto, quindi usciranno meravigliose, uno spettacolo. Ciao ragazzi, ciao. Ciao. Ave pellegrini. Ave a te. Ave a te. Dove andate? All'ostello. All'ostello? Non si può andare senza il zaino. Come non si può andare? Dobbiamo spedito. Questo non è il Cammino di Santiago. Bisogna avere lo zaino. E adesso cosa facciamo? E adesso lo presentiamo. Sì. venite ragazzi, venite. Ah. Carmelo, chi è lui? Allora, lui è Angelo Galano. Lui è un caro amico che vive a Lugo. E si occupa, oltre alla sua professione evidentemente, anche di una di un gruppo di commedianti, no? Possiamo chiamare un'associazione che rappresenta tutti gli anni questa la Guardia Pretoriana, grazie Angelo, di Lugo. Lugo è una città romana sostanzialmente che ha una grandissima storia e quindi lui fa parte di questa associazione che insieme ad altre che ogni anno nel periodo di giugno fanno questa bellissima manifestazione, l'Arde Lucus, che Lucus. È, Lucus, scusate, che è conosciuta a livello internazionale. Gli abbiamo chiesto se gentilmente veniva a trovarci, perché in questo modo potevamo non solo incontrarlo, ma poter assistere un attimino un po' alla sua presenza. Lui è vestito da commediante sostanzialmente. Sì, sì, sarà commediante, ma qua la spada è spada. La spada è spada, anche insanguinata. Ed è anche insanguinata. L'ultimo castro che è stato castrato. Cioè l'ultimo pellegrino senza zaino ha fatto questa fine, quindi se volete fare i pellegrini non spedite lo zaino, perché se incrociate lui non vi dico cosa sono. Abbiamo una domanda per te però. Com'era lo spreco alimentare nell'antica Roma? Non c'era spreco, non c'era. Lì si mangiava tutto. Tutto, avete capito? Tutto, non come adesso non che sprechiamo. Non ci lascia nulla. E se qualcuno avanzava? Lo mangiavano i poveri. O i leoni del circo. Va bene, grazie. Mille, grazie davvero. Grazie a voi. Eccoci qua ragazzi, pronti per la riflessione senza? Senza scarponi. Senza scarponi, ovviamente. Piedi nudi. Infatti, piedi nudi. Abbiamo appena
fatto di nuovo salire in cattedra Carmelo. Sì, sì, di nuovo Carmelo Anatomy, ragazzi. Mi ha di nuovo operato un piede a piede aperto, giusto? Ho dovuto. Era questione di e tra l'altro, ragazzi, a questo giro c'era molta più gente ad assistere a questo spettacolo, eh? Ah, sì, vero? Sì, c'era dormitorio. Il dormitorio, chi è in stanza con noi se avesse le guardare a dire ma cosa stanno facendo questi due? E noi Carmelo's Anatomy, e hanno subito capito che era una puntata importante di una serie TV che è nata qua lungo il cammino. Serissima. Detto questo, allora oggi è stata tappa veramente impegnativa, 30 km, l'ultima tappa ovviamente ragazzi, ma l'ultima tappa tosta. Adesso ce ne sono solo più due, una da 20, l'altra pure, quindi passeggiate per noi ormai, 20 km ci fanno ridere. Ridere. Io inizio la mattina. Infatti, e faremo una cosa incredibile poi domenica, ve la anticipiamo già oggi. Ah, domenica. Domenica partiamo prestissimo. Sapete perché? Perché davanti a Santiago c'è sempre coda per ricevere la Compostela. Allora abbiamo deciso che partiremo per le 5 forse. Per le 5? Sì. Quando? Sabato mattina. Sabato mattina. Sabato mattina, ovviamente. Oggi però è venuto a trovarci, abbiamo anche fatto una bellissima scenetta, so che molti di voi l'hanno anche già vista, tantissime visualizzazioni, per cui grazie ragazzi, più di 800 visualizzazioni in poche ore, sì. E per cui sappiamo che siete in tanti a seguirci e vi mandiamo un abbraccio enorme a tutti perché ci date una grandissima forza lungo questo cammino. Però chi abbiamo incontrato oggi? Allora oggi abbiamo incontrato Angelo Galano, un italiano che è venuto, si è innamorato di una spagnola, è venuto ad abitare qui tantissimi anni fa e nel suo paese a Lugo, dove eravamo, dove dovevamo andare noi ieri sera, dove invece gli amici rotariani sono venuti loro da noi per venirci incontro per evitare di farci stancare e per farci ricasare troppo tardi. Esatto. Allora dovevamo incontrarci anche con Angelo e con il suo staff che purtroppo vista la decisione degli amici di Rotariani si è spostata ad oggi, quindi lui è venuto oggi purtroppo da solo per una serie di problemi logistici, ma ci ha fatto veramente molto piacere perché è venuto veramente bardato di tutto punto, bellissimo. No, di tutta la sua divisa, di tutto il suo costume scenico che utilizza durante le manifestazioni. Una manifestazione molto bella, siamo andati su internet, abbiamo visto che è veramente un grandissimo spettacolo. Sì, tra l'altro a Lugo fanno anche 3 giorni a giugno. A giugno, tre giorni di festa romana. Sì, c'è questa bellissima manifestazione, peraltro a livello internazionale, dove la vengono tutto il mondo a vedere. Dobbiamo tornare allora. Ci torneremo. Con le spade, le lance. Però noi ci andiamo camminando da Settimo Torinese. Ci andiamo con l'aereo. Con l'aereo, non riesco, non vuole più dopo questa esperienza, non vuole più camminare. No, è che non ho se tempo. Voi sono se pezzo voi, da bestia, non ho tempo. Se voi pensate che Carmelo debba rifare un altro cammino con me, scrivetelo nei commenti, mi raccomando. Io lo voglio di nuovo portare da qualche parte, da breve. Mi raccomando, un cammino, e ci dite anche quale cammino. Sì, Carmelo, dai. Oh, ragazzi, non cammini tipo sulle braccia ardenti o roba del genere, cammini normale, cammini, ok? Camminare. Anche caminetti, eventualmente. I caminetti d'inverno, dai. Sì. Domani quindi si va a Opedroso, tappa da 20 km, e da lì poi ci sarà l'ultima tappa per arrivare a Santiago. Noi iniziamo a essere un po' tristi però, perché il cammino sta per finire, ma anche felici perché arriviamo alla meta e torniamo a casa dalle persone che ci amano. Sì, avremo modo di fare un paio di riflessioni su questo. Su tante cose. E dobbiamo dire ancora qualcosa? Sei sicuro? Non dimentichi nulla? Beh, abbiamo messo in scena una scenetta coinvolgendo tanti pellegrini. Ah, sì. Abbiamo fatto questo video che avete visto tanti, ho detto prima. Abbiamo coinvolto pellegrini di tutti i colori, o meglio di tutte le nazioni, perché lì in mezzo c'era un po' di tutto. Sì. Ma soprattutto siamo andati poi a cena con loro, sì, visto che li abbiamo conosciuti due nuovi. E abbiamo approfittato anche per parlare con loro dello spreco alimentare, che cos'è per loro il cammino e quant'altro. E io ho aggiornato anche la mia maglietta. Sì, abbiamo almeno altre 4 pellegrini in più che hanno messo la loro firma, adesso noi la copiamo bene e vediamo un po' di utilizzarla a fini... A finire che?
A fine di andare a dormire, Carmelo. Dai la buonanotte, vai, vai così. Buonanotte a tutti. Buonanotte ragazzi, ci vediamo domani. E niente, continuate a seguirci, vi vogliamo tanto bene. Ciao. Ciao. Buongiorno a tutti, eccoci ritrovati, siamo pronti per partire per la nostra penultima tappa. Tapas. Tapas, sì, giro di tapas oggi. Vogliamo partire con dietro questo bellissimo, questa bellissima raffigurazione che è, come dire, la via dell'evoluzione. Vedete, dalle scimmie, l'uomo di Neanderthal, l'uomo sapiens sapiens, poi noi e poi il pellegrino, ok? Quindi... Quindi secondo dopo me è un bel messaggio. Dopo il pellegrino noi. Ah, ci sei tu. Dopo noi. Noi. Dopo il pellegrino. Quindi non siamo neanche pellegrini. Siamo nella fase in cui stiamo. Saremo pellegrini solo quando arriveremo a Santiago? Secondo me sì. Ok, un giorno per diventare pellegrino. Beh. Oggi si va a Opedroso. Sì. 20 chilometrini. Passeggiata della salute. Sì. Passeggiata della salute. E pioverà. Sì. Pioverà di nuovo. Però abbiamo visto il meteo e sabato è bellissimo, sole, bellissimo. Sole, si arriva a Santiago col sole, basta pioggia, ci siamo stufati, basta. Meraviglioso. Bene, buon cammino. Ciao ragazzi. Ciao. Signori, video camminando. Carmelo, quale? Ciao. Cosa abbiamo appena superato? Abbiamo superato una pietra miliare, importante. Mancano meno di 30 km a Santiago, Però... Assolutamente. Vai, vai. Vamos, chicos, vamos. Signori, ce l'abbiamo fatta. Siamo arrivati a Pedruso. Oh, Pedruso. Paesino ameno, molto bello. Bello per il fatto che questa è la penultima tappa. Siamo fradici d'acqua perché ha piovuto fino a 5 minuti fa. Sì, praticamente da quando siamo partiti è arrivata la nuvoletta di Fantozzi. E ci ha accompagnato deliziosamente fino a questo cartello. Quando abbiamo letto la scritta in lontananza Pedruso, si è andata via. Meraviglioso. Una meraviglia. Niente, siamo fradici. Adesso andiamo a farci una doccia calda e ad asciugare i vestiti. Sì, sulla seccatora. La seccatora. Seccatora che mettiamo dentro gli scarponi, anche i piedi stavolta. Anche i piedi? Sì. Secchiamo per Secchiamo bene. Tutto. Ma hai fatto un gran lavoro ieri sera. Cosa succede se li metti nella saccadora? Se li metti nella saccadora? Sì, se metto i miei piedi che hai operato ieri. Ma adesso sono guariti. Sono già. Ah, è vero, sono guariti. Allora posso metterli. Sono miracolati. A più tardi. Ciao. Ciao. Eccoci ritrovati per un'ultima intervista prima della fine di questo percorso verso Santiago. Abbiamo con noi Andrés. Lui è spagnolo, visto che abbiamo intervistato americani, israeliani, sardi e tedeschi, mancava lo spagnolo, siamo in Spagna. Entonces, buenos días Andrés, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Y qué piensas sobre el desperdicio de los alimentos? Que realmente es una pena que se desperdicien alimentos cuando hay muchísimos países que no tienen... la facilidad de encontrar alimentos para poder sobrevivir y sin embargo nosotros, fruto de una sociedad de consumo y del capitalismo en el que vivimos, pues no valoramos ese valor que va asociado al alimento y que desperdiciamos diariamente toneladas y toneladas de comida. Pues claro, un montón de comida cada día, cada semana, mes sí, y año. Sí. Pero bueno... ¿Y tú qué haces para afrontar este problema? Si te encuentras, por ejemplo, en un restaurante y no termina tu comida, que nunca va a pasar, ya lo sé, pero... Sí. En mi caso no. Pero en tu caso no. En el caso de mi familia, de mis hijas, que ya se han criado, ya han crecido en esta sociedad de abundancia y de desperdicio, para ellas es difícil comprender y entender que lo que están haciendo es un abuso, claro. Y que ese alimento se podría aprovechar o dirigir a personas a través de asociaciones, a gente que lo necesite. Yo creo que faltan canales para que esos restaurantes,
pudieran recoger esa comida y facilitarla vía Cáritas o vía alguna otra asociación, y que esa comida tuviera un canal de distribución. Creo que eso no está conseguido. Pero en tu país o en tu ciudad, ¿no hay asociaciones que hacen algo así? O que tú sabes, no sé. Sí, yo sé que en mi ciudad está Cáritas, pero dudo mucho que los restaurantes quisieran colaborar en hacer la labor de recoger esas comidas, empaquetarlas de alguna manera en tupperes o en blisters y llevarlas a las asociaciones, o que las asociaciones fueran a recogerlas. Pero claro, la labor manual de recogida y selección de los alimentos, pues tiene un coste que los restaurantes seguramente no quieran asumir. Ah, claro, pero eso es una actividad voluntaria, ¿no? Ya, pero que se abre, sí, pero alguien tendrá que recoger el plato de la mesa, sí, ah, claro, a la, sí, cocina, claro, 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 y hacer la preparación necesaria para que ese alimento, sí, pueda estar disponible. Tiene que ser el ayuntamiento también a hacer algo en esa dirección. Podría ser una idea, podría ser una idea. Y si en tu ciudad no hay una asociación, puedes crearla tú también, empezar tu lucha contra el desperdicio de los alimentos, ¿no? ¿Por qué no? 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 Carmelo, che cosa ha detto allora? Interessante, è interessante perché è chiaro che c'è ancora molto da fare, ci sono dei paesi in cui c'è la voglia e si è compreso esattamente che cosa bisogna fare, bisogna solo trovare le risorse umane necessarie per farle aggregare e lavorare su questo. Come dicevo prima, giusto per riprendere le sue parole, per chi non conoscesse lo spagnolo, Andrés ha detto che quando lui mangia non avanza nulla. Però giustamente le sue figlie, che sono di un'epoca diversa e mangiano un po' meno di lui, quando sono fuori tante le volte non finiscono il proprio piatto, e quindi in questo senso il doggy bag, quindi il portarselo a casa, è una cosa corretta, anche per apprezzare e dare valore a quel lavoro e a quella catena che ci sta dietro. Dall'altra parte ci dice che non ci sono più tanto azioni che vengono messe in piedi, strutturate, quindi associazioni che vadano a prendere il cibo dei ristoranti e lo possano portare alla Caritas, quindi manca un po' quell'anello di congiunzione tra chi produce e somministra cibo e chi invece non ne ha e non può accedere a quel servizio. Entonces muchas gracias Andrés por tu tiempo, ha sido un placer conocerte y andar contigo en estos últimos días de camino. Para mí también. Buen camino, buen camino. Para mañana, que llegamos a Santiago. Buen final. Fuerza. Number from 1 to 10 in New Zealand language. In Maori. In Maori. Tahi, rua, tori, fa, prima, oni, mi, tu, waru, iwa, tekau. Thank you so much. Signori, buonasera. Siamo alla penultima riflessione senza scarponi. Oggi abbiamo vissuto la nostra penultima tappa, Carmelo. Oggi abbiamo vissuto la penultima tappa e domani ci aspetta la nostra 13ª alba. Sì, perché domani ci sveglieremo ancora più presto del solito, perché in Santiago ci sarà tantissima gente, tantissima coda per ritirare la Compostela, ma la cosa più bella è che comunque domani arriveremo a Santiago, arriveremo davanti alla cattedrale e siamo già emozionati adesso. Sarà un'emozione unica, c'è la messa dei pellegrini alle 12 con Butafeiro, incontreremo Rotary di Compostela, rivedremo altri pellegrini che sono già arrivati e che ci stanno aspettando, insomma sarà la ciliegina sulla torta di questa esperienza magnifica, fantastica che abbiamo provato a raccontarvi, ma che soltanto video e foto non bastano per rendere quanto incredibile sia questo percorso. No, io credo che non è, per quanto abbiamo fatto, sicuramente non è stato possibile raccontare tutte le emozioni che abbiamo provato. No, è impossibile. No. Abbiamo solo raccontato una parte. Abbiamo sdrammatizzato, abbiamo cercato anche di rendere un po' goliardica questo cammino, ma in realtà ci resta tanto dentro. Tanto.
Tanto, ma le considerazioni diciamo che sul cammino le faremo poi, finito il cammino, abbiamo ancora una tappa da fare, domani una, di nuovo una tappina, chiamiamola sì, così. Sì, una tappina, una robetta, 20 diciamo chilometri. Che in totale sono 20 chilometri, quindi 4 ore, abbiamo pensato che domani partiremo alle 5 e mezza. 5, no, 5 partiamo alle 4 e mezza, Luca. Sì, va bene, per me partiamo alle 3. No, alle 4 e mezza, 4 e mezza. Dai, così alle 7 siamo a Santiago. No, alle 4 e mezza. Domani 4 e mezza la sveglia e poi da lì poi si parte e sì, praticamente ma viaggeremo quasi solo di notte, viaggeremo di notte per poter essere lì presto, per poter prendere la certificazione perché c'è una lunghissima coda e... vogliamo arrivare con la prima luce, sì. Vedere con la prima luce Compostela da distante e poi con la prima, col primo calore anche del sole invece entrare nella sì. Piazza davanti alla cattedrale. Che col primo calore, perché noi ci siamo organizzati per avere il sole domani, eh? Sì. Quindi ve lo dico perché noi qui cioè, abbiamo tramato, abbiamo fatto un accordo con la nuvoletta di Fantozzi sì. Domani ha detto che per domani ci lascia tranquilli e tornerà su Compostela più o meno domenica, ma noi domenica sì, ma noi stiamo tornando. Noi ce ne andiamo domenica, torniamo a casa. Let's go, go home. Go. Ecco, ultima cosa, è uscito fuori il video dell'intervista con Andres. Che ringraziamo ancora, è stata una bellissima intervista. Bravissima, una persona meravigliosa. Davvero, e quindi veramente è stato bello. Abbiamo incontrato tantissime persone meravigliose in questo viaggio. Sì. Però anche questa riflessione la faremo poi. Perché se la facciamo adesso ci mettiamo a piangere. No, non vogliamo. Però attenzione, perché il cammino non finisce quando arriviamo a Santiago. No. Quindi vi lasciamo con questo dubbio. Quindi rimanete sintonizzati. Domani in particolar modo, domani mattina. Come non finisce? No. Domani mattina sintonizzati sin da presto, mi raccomando, perché domani mattina arriviamo a Santiago e abbiamo tante cose da farvi vedere e da farvi vivere, emozioni da vivere con voi, ok? Signori, buonanotte a tutti. Ciao. E buon cammino per domani, l'ultimo buon cammino di questa avventura. Ciao. Il più importante. Il más importante. Adios, buenas noches. Signori, buongiorno. Buongiorno. È l'ultimo giorno. Sì, sono le 4:30. O meglio, è l'ultimo giorno di camminata. Ah sì, certo. C'è ancora domani che dobbiamo viaggiare, sì. Quindi magari domani vi facciamo ancora un buongiorno, sì. Magari, forse. Sì, vediamo. Comunque, ultime 4 ore di cammino, 20 chilometri, al risultato finale, Santiago, la cattedrale, la Compostela. Abbiamo dormito pochissimo perché siamo emozionati, agitati, non vediamo l'ora di essere lì e sì. Tutto, poi in stanza con noi troppe persone russavano anche, quindi stendiamo un nylon pietoso. Un nylon addirittura? Un nylon perché un velo è troppo prezioso. Ah, ok, cioè, ci sono veli e veli d'altronde. Ho capito. Ragazzi, che dire, questo è il nostro ultimo buon cammino. A ciao dopo, ragazzi. Ciao. Signori, mancano 10 chilometri a Santiago. 10. Alla grande. Guardate com'è ancora scuro. Ce la stiamo facendo tutta di notte ancora. Sono, che ore sono? Le 6, 40, 50, 7. Sono le 7 del mattino, sono già 2 ore e più che camminiamo. La meta è quasi raggiunta. Eccoci qua, Carmelo, mancano 4 chilometri, ragazzi, laggiù, proprio là, è Santiago, potete anche intravedere la cattedrale, quindi saranno manca i 4 poco. Chilometri più lunghi della nostra vita, forse sì, però è già un'emozione essere qua, sta sorgendo il sole dietro di noi e vedere apparire in lontananza la cattedrale. È qualcosa di magnifico, unico. Un momento che abbiamo sognato per tanti giorni, prima ancora di partire. Che dire? Una meraviglia. A dopo, non ci sono parole. Ciao. Siamo a 500 metri dalla cattedrale, manca veramente pochissimo.
Carmelo, Carmelo è lì, guardate, facendo già le piccole prime foto. Siamo addirittura d'arrivo. Gli ultimi 3 minuti, 2, 4, 5, non lo so. Siamo arrivati, ormai è fatta. Ci vediamo nella cattedrale. Anzi, ci andiamo avanti alla cattedrale. Signori, siamo arrivati. Ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Wow, siamo emozionatissimi. Questa è la cattedrale di San Giacomo, di Santiago. E siamo arrivati tra l'altro scendendo da un piccolo tunnel dove c'era un ragazzo che stava suonando e sta ancora suonando, quindi ha creato anche un'atmosfera incredibile. Una sorta di benvenuto. Siamo arrivati qua, ci stiamo abbracciando tutti perché... Abbiamo ritrovato anche molti amici che ci hanno aspettato perché sono arrivati qua ieri, perché hanno il volo che parte oggi pomeriggio, ma erano qua ad aspettarci stamattina. Richard, il ragazzo americano, Bill, Michelle e tantissimi altri, cioè davvero siamo... È incredibile, è indescrivibile quello che stiamo provando in questo momento. Con un po' di calma cercheremo di spiegarlo dopo. Ci proveremo. Intanto vi lasciamo alla vista di questa stupenda cattedrale con dietro il sole che sta salendo lentamente. Bene. A più tardi ragazzi. A dopo. Ce l'abbiamo fatta, eh? Carmelo ce l'ha fatta! Ce l'abbiamo fatta. Ciao, ciao, ciao. Un corridoietto appena appena, non è Signori, riconoscete la cattedrale dietro, stra mega illuminata dalla luce del sole che sta tramontando, guardate che meraviglia. E Petra. No, è la nostra cattedrale di Santiago. Oggi l'abbiamo anche visitata, purtroppo o per fortuna, come dire, la stanno ristrutturando, quindi anche in visione del futuro. Dovremmo ritornarci perché non abbiamo potuto assistere allo spettacolo, al rito del Butafeiro, e ci è spiaciuto un po' questo, però quello che ci hanno detto, siete fortunati perché sono pochi giorni che sono state tolte le infrastrutture di fronte alla cattedrale perché era in ristrutturazione. Sì, abbiamo avuto un pochino di fortuna almeno su quello. E oggi abbiamo passato la giornata a girare un po' Santiago, nel centro, la parte storica, abbiamo incontrato gli amici del Club di Santiago che tra l'altro stanno organizzando per il Jacobeo 2021 l'incontro di tutti i Rotary qua a Santiago, e quindi noi riceveremo l'invito ufficiale da loro. Partecipare a questa grandissima manifestazione. Poi lo riceverà anche il nostro club. Sì, poi no, sicuramente riceverà anche il nostro club, riceveranno tanti club del nostro distretto. E però a me è già venuta in mente una cosa: e se facessimo il cammino? Io voglio di nuovo fare il cammino perché voglio venire qua, arrivare e poter godere della messa con il Butafeiro, no? No, tu no. Il Butafeiro lo fanno una volta al mese, se sbaglia il giorno è fottuto. Eh beh, me la studio. Sì. No? Dai, la studio. E quindi, Carmelo, adesso stiamo aspettando il resto della truppa, perché giustamente noi siamo sempre quelli che si fanno per primi la doccia, fanno per primi lo zaino, arrivano per primi precisi. Adesso siamo qua, ci siamo detti dove ci troviamo e dove ti vuoi trovare a Santiago? Davanti alla cattedrale. E adesso aspettiamo tutto il resto della truppa dei pellegrini, faremo la cena, magari qualche foto e soprattutto magari un video con tutti loro insieme. Sì. Andiamo anche a mangiare, però, per favore, perché ho fame. Hai fame? C'ho fame. Non hai fatto pranzo? Troppe ore fa e troppi chilometri sulle gambe. Vabbè, ragazzi, questo era un pre-riflessioni senza scarponi. Non vi dimentichiamo, ci sarà ancora stasera, ok? Ve le facciamo, promesso. Ciao. A più tardi, ciao.
Eccoci qua ragazzi, sono le 5 del mattino, siamo in aeroporto in attesa di imbarcarci sul nostro volo e che dire, ci scusiamo intanto perché ieri sera non è uscita, come dire, la riflessione senza scarponi prima della buonanotte. Siamo stati colpiti da una botta di emozione. Sì, 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 sì. Nel senso che siamo proprio crollati dal sonno in aeroporto, siamo arrivati qua, abbiamo detto arriviamo in aeroporto, facciamo un piccolo video e poi ci riposiamo. Tempo di dirlo, eravamo già lì che russavamo. Spavamo. Respiravamo forte. Respiravamo, sì, forte. Con ansia. Dunque vi abbiamo lasciato ieri con il video davanti alla cattedrale dove diciamo che avremmo passato la serata con le persone in cui abbiamo condiviso una parte di questo cammino, perché altre purtroppo o per fortuna per loro hanno proseguito, andati fino a Finisterre, altri erano già ripartiti e ieri sera abbiamo fatto questa ultima cena. Eravamo in 12. Eravamo in 13. 13? 1 più 12. 1 più 12. Dopo la cena siamo andati, abbiamo scelto di, come dire, di dirci arrivederci e buon cammino davanti alla cattedrale di Santiago. Abbiamo fatto un grandissimo abbraccio di gruppo, è stato molto emozionante, Carmelo. Sì, molto emozionante. E quindi abbiamo salutato tutti, c'è chi ha versato qualche lacrima, c'è chi sì, ma un po' più forte roba. Però come dire, quando si fanno esperienze come queste, si condividono esperienze come queste, quando si arriva a dirsi arrivederci, buon cammino, da una parte bello, dall'altra non ci spiace, comunque ci sono dei valori umani dietro, delle relazioni tra persone che sono nate, che sono meravigliose. Sì, emozioni e poi questo abbraccio finale che ci ha veramente molto molto coinvolti, perché era un abbraccio corale, un abbraccio ad una sorta di arrivederci che chissà se ci rivedremo mai, ma poco importa, perché il cammino è proprio questo, cioè incontrarsi, fare un percorso insieme, arrivare a fondo insieme tutta la vita, poi oppure come cade. Oppure le strade si dividono ma si continua pur sempre a camminare, quindi ognuno nella propria direzione. Poi magari queste strade prima o poi potrebbero anche reincontrarsi, sono persone che si reincontrano, persone che magari si trovano a fare altri cammini insieme. Quindi bene. E che altro dire? Ma intanto vorremmo fare un ringraziamento a tutti voi che ci avete seguito, che avete commentato sempre, costantemente i nostri video, le nostre foto, ci avete veramente dato un grandissimo sostegno da casa e per noi siete stati veramente tanto, tanto, tanto importanti. Sì, ieri i nostri amici hanno postato una bellissima immagine, un grafico, siamo partiti in due e siamo arrivati in 600. Molto bella, mi è piaciuta molto perché effettivamente è così, noi siamo quei due, gli altri 600 siete voi. Esatto, per cui grazie, perché in realtà abbiamo camminato tutti insieme, avete utilizzato le nostre gambe ma abbiamo camminato tutti insieme. È stato fantastico. Vogliamo fare anche altri ringraziamenti, vogliamo ringraziare intanto Enrico e Gabriele della VVS che hanno curato per noi tutta la parte di comunicazione, hanno fatto un grandissimo lavoro, li ringraziamo, siamo divertiti anche a sentirci via chat per coordinare tutto quello che doveva uscire e ci siamo fatti delle grasse risate anche lì. Quelle non mancano mai. Poi vorremmo ringraziare Homa per tutto il materiale tecnico che abbiamo utilizzato, devo dire un ottimo materiale, siamo sì, arrivati fino in fondo anche grazie a loro. Un ringraziamento a Dynamite, in particolar modo a Stefano Papini, per aver creduto in questa nostra spedizione e alla IGEN Professional che ci ha fornito tutto il materiale da distribuire ai Rotary Club. Abbiamo altri da ringraziare? Beh, il Rotary, noi abbiamo portato comunque, il sì, Rotary ha creduto nel nostro progetto, per cui siamo dei rotariani, è vero, però pur sempre
bisogna passare da Mamma Rotary, posso chiamarla così? Assolutamente, il distretto ci ha sostenuto in questo progetto, ringraziamo il governatore per l'impegno, ringrazio anche Antonietta Fenoglio che è responsabile del progetto dello spreco alimentare e che continua a sostenerlo e a sostenerci e ci ha sostenuto anche durante questo cammino. A breve sicuramente faremo a settimo un incontro per raccontare questa nostra esperienza con una serata ovviamente rotariana, però potrebbe anche venire fuori qualcos'altro, per cui questa pagina non andrà a morire, continuate a seguirla. Bene. Promesso. Ragazzi, grazie di tutto, buon cammino a tutti. Buon cammino. Ciao. Signori, buonasera, siamo ancora noi, siamo ancora qua, riflessioni senza scarponi, non riusciamo a farne meno, vero Carmelo? Ma no, ormai è un'abitudine. Allora, questa sera abbiamo appena presentato quello che è stato il nostro cammino dello spreco alimentare lungo il Cammino di Santiago, insieme a tutti gli amici rotariani, e oggi qua con noi, in questa riflessione senza scarponi, abbiamo Mimmo Orlandi, presidente del Rotary di Settimo Torinese, e Simonetta Sivona, presidente del Rotaract di Settimo Torinese. A voi, due parole, veloci, rapidi. Due parole veloci. Che c'è stato detto che la vita è un cammino, ed è la verità. La differenza è che c'è qualcuno che parte, normalmente si parte sempre da soli, qualcuno arriva in fondo con tanti amici insieme e qualcuno sfortunato invece ci arriva da solo. Simonetta. È stato un piacere partecipare a questa serata e vivere le emozioni che i nostri soci hanno vissuto in prima persona e in diretta durante questa loro esperienza. Quindi, che dire, grazie mille a voi. Prego, ma la vera domanda è: quando partite voi due per il cammino? Quando partite? Secondo me non partono più queste. Molto difficile. Solo rispondere, non partire, solo rispondere. No, sei partire, che difficile. Carmelo, una domanda per te però. Hai controllato che nessuno sprecasse cibo questa sera? Sono passato tutti i piatti. C'era della roba, l'ho presa. L'hai mangiata? L'ho mangiata. Perfetto. Mangiata, quindi siamo tranquilli, non abbiamo fatto spreco alimentare, tutto ok. Sì. Allora, diamo la buonanotte. Sì. Allora, facciamo vedere un attimo i nostri amici. Chi... Allora, perché per la prima volta in queste riflessioni senza scarponi non soltanto abbiamo gli ospiti, ma abbiamo anche il pubblico. Quindi, volete dare la buonanotte ai nostri amici? Quindi buonanotte da tutto il Rotary di Settimo Torinese. E Carmelo, a te le ultime parole. Le ultime? Cioè, sì, poi... di questo video. Guarda, ti faccio una domanda. Ti faccio una domanda, Carmelo, facilissima. Facilissimo. La tappa di domani, dove ci porta? Non so. Mi coglie di sorpresa. Non l'avevo scritta. Non l'avevo mai scritta. Buonanotte. Buonanotte. Non finisce qui ancora, eh. Non finisce qui. Ciao. Eccoci tornati direttamente dall'evento dove raccontiamo il Cammino di Santiago. Finalmente torniamo a raccontarci. Carmelo. Cosa? Come cosa? Saluta magari. Ciao a tutti. Ciao. Allora, cosa farai questa sera? Vai a camminare? No, adesso vado a mangiare. No, ma come no? Devo andare a camminare. Mi hai detto che dopo l'evento saremmo ripartiti. Sì, poi. Poi. Lo rifai un altro cammino? Sì, sì. Guarda, mi sono già messo d'accordo. Dove vai? Non mi hai detto nulla. Poi te lo dico. Vabbè. Partiremo da Budapest e andremo fino a Santiago di nuovo, 4.000 km. È uscito oggi fuori un articolo, non l'avevi letto? No, non l'ho letto, peccato. Chi c'è dietro di noi? Dietro di noi c'è il mondo. Il mondo settimese. Dietro di noi ci sono tutti quelli pellegrini virtuali che ci hanno seguito, di cui ci onoriamo di conoscere questa sera, una parte, perché non tutti sono riusciti a venire, e per noi è un grande onore. Allora, oltre a ringraziarli di essere stati qua con noi questa sera, vi chiediamo, a voi che siete dietro di noi, al mio 3 dovete gridare buon cammino, ok? Così lo diciamo a tutti quelli che guardano questo video. Allora, 1, 2, 3, buon cammino!